Allora, Leonora, ti seguiamo nell'allestimento di questo hamburger 100% americano. Ma con carne chianina. Quindi è importante la carne, giusto? Sì. Chianina. Allora. E qual è il trucco della carne? Si diceva di mescolare. Nel caso in cui la carne non sia veramente di ottima qualità, come invece in questo caso che è solo carne 100%, si può fare una sorta di polpetta, quindi mischiando la carne macinata con della fecola di patata allungata con dell'acqua a formare una sorta di purea. Pane ovviamente fatto con la ricetta, pane fatto anche questo in casa con la ricetta originale. Poi mettiamo le salse. Poi qui c'è un ordine, cioè metti le salse da una parte. Le salse sulla parte superiore, così ci hanno appena insegnato, poi comunque non c'è una regola, quindi. Maionese sempre o è opzionale? È opzionale. Diciamo, io non la amo, però voglio seguire questo esempio, questo mix che ci hanno appena. Ho fatto una cosa strana. Beh, ormai te lo tieni. Ormai, guarda, tanto lo mescolano così, tutti. Esatto. Senape anche. Questa mi piace molto, la senape mi piace moltissimo. Secondo la sua fantasia. Assaggiamo le cose salate, le torte. Poi mettiamo una fetta di insalata. Per la coscienza. Sì, infatti. Siete d'accordo? Una sola perché mi dovesse far male. Non avessi mai troppe vitamine tutte insieme. La cipolla, pomodoro ce lo metti? No, sì, okay. Pomodoro, sì. Anche se c'è il ketchup, quindi sai. Sì, in effetti la funzione. Esatto, la funzione del ketchup era degli americani poi alla fine che non avevano il pomodoro fresco e si erano inventati la salsa di necessità pomodoro virtù che si conserva a lungo, ma noi facciamo così. E a questo punto la spiegazione è che va un po' schiacciato. Direi che ci siamo, adesso ce lo possiamo addentare intero, lo tagli, no? Mangi no, intero. Lo intero, ma non davanti a voi. Non davanti a noi, sigilliamoci, lasciamo immaginare questo momento. Grazie, allora buon appetito. Anche a voi.